Cioè, lungi da me fare polemiche inutili, perché mai fatte nella mia vita e mai le farò, però è possibile che in tutte le partite giocate contro l'Inter quest'anno c'è qualcosa a livello arbitrale che non vada? Cioè, è possibile, ragazzi, in tutte le partite che tu hai giocato contro l'Inter c'è sempre qualcosa che non vada. A parte che in 3 partite contro di noi hanno ricevuto 4-5 rigori. Credo sia un record, è una cosa impressionante. Seconda cosa, mi dite per cortesia quali sono stati i criteri di assegnazione dei rigori stasera? Cioè, io ho visto veramente una squadra che è la Juventus che ha rimontato una squadra come l'Inter in un minuto, veramente. La Juve era andata sul 2-1, è rimasta 2-1 fino all'80esimo. All'80esimo si sono inventati sto rigore su Lautaro che non stava da nessuna parte. Mi spieghi il rigore su Lautaro dove diamine stava? Cioè, perdonami. Mi potete spiegare perché Lautaro, ragazzi, si è lasciato andare ancorando la propria gamba a quella di Bonucci lasciandosi andare a terra? Mi potete spiegare questa cosa qua? Perché sinceramente io non l'ho capita. Poi questa squadra qua ci abbia bisogno di un restyling dall'inizio alla fine, ti posso capire, ma se tu stasera mi dici che la Juventus non è stata penalizzata dall'arbitro, vuol dire che o sei interista o sei lo juventino che deve andare a tutti i costi contro la squadra. Perché tanto io lo so che spunterà qualcuno che mi dirà che la squadra, tutto quello che volete. Io sono il primo che non parla mai di arbitri, ma non mi puoi dire che i 2 rigori non sono. Cioè, non puoi dire che questi 2 rigori non siano stati comunque determinanti per la partita. Cioè, sono stati i 2 rigori che non vedevano l'ora di assegnarli. Anche il secondo, dai, è un rigore che non si dà mai, mai in Europa si darebbe sto rigore qua, mai. Cioè, gli passa davanti e si lascia andare. Poi che la Juventus abbia avuto 10 anni di ciclo vincente, che abbia appoggiato, voglio dire, coppe in testa a tutti per 10 anni, quello è un altro discorso, bisogna pensare al presente. Però porca di quella miseria, ragazzi, io stasera, cioè veramente, la squadra, cioè, continua a ritenerla responsabile per determinate cose, e secondo me nettamente responsabile, però non mi puoi dire che i rigori non abbiano cambiato la partita, perché se no mettiamo in dubbio tutto. Cioè, c'era un rigore solare su Vlahovic e non è stato dato. E Allegri per essere espulso vuol dire che ha ceduto nei toni, ed è chiaro, però non è che ha fatto qualcosa di diverso da Simone Inzaghi, che fa tutte le domeniche. Simone Inzaghi fa quelle cose tutte le domeniche, sta sempre urlando e lamentandosi con tutti e non viene mai toccato. Allegri stasera è stato espulso. Poi è normale, l'interista che mi devi dire, io non ce l'ho con gli interisti. Interisti ci mancherebbe altro, cioè io non ce l'ho con i tifosi interisti. Ma l'interista che mi deve dire stasera, giustamente, mi dice: io ho vinto, tu hai perso, arrivederci, va bene, cioè, tutto quello che te pare, chapeau, come direbbe Cassano. Però, cioè, a voi juventini, io vi dico sinceramente, la finale c'ha avuto un top player solo, in campo è stato Valeri per l'Inter. Cioè, è clamoroso, ragazzi, è clamoroso. C'è una cosa del genere, a parte invertite, ci trovavamo l'interrogazione parlando, cioè, è una cosa impressionante. È una cosa impressionante. C'è una partita che era praticamente vinta, indirizzata e corretta dall'arbitro. Cioè, palese che è stata corretta dall'arbitro, ma palese. Cioè, il rigore di Lautaro, che è quella che è il rigore principale che tu comunque hai, da lì parte tutto, è un rigore che non esiste. E poi, anche se dovesse esistere, tu lo devi andare a controllare al VAR. Neanche gli ha dato il taccio, cioè, quello ha indicato il dischetto di rigore, stava aspettando che Lautaro cadesse. È una cosa clamorosa. Poi la Juventus piena di errori tecnici, cioè, chiaro, piena di errori di carattere tecnico, pieno, raga, pure se leggo i commenti sui social sono veramente tante cose. Io veramente, veramente, ragazzi, io veramente ho perso tutto il rispetto che avevo per la classe arbitrale stasera. Cioè, io non ci posso credere. Cioè, poi mi raccomando, poi il commento di Mediaset, cioè, veramente indecente. Cioè, ogni cosa che faceva l'Inter stasera era oro colato. Mai a mettere in dubbio un rigore che è stato fatto dell'Inter, insomma, che è stato dato all'Inter. Tutto normale. Cioè, per i commentatori di Mediaset stasera è stato tutto normale. Tutto normale, non c'è mai stata una parola a favore della Juve, sono stati sottolineati tutti i pseudo vantaggi, sono stati sottolineati tutti i vantaggi, vedete? E agli svantaggi mai. Cioè, la Juventus ha subito 2 rigori nel giro di 10 minuti, uno più dubbio dell'altro, e i commentatori di Mediaset hanno passato praticamente tutta la sera a dire che bei rigori, rigori clamorosi, la trasformazione tecnica clamorosa. Poi che l'Inter, dal punto di vista della rosa, sia costruita meglio di noi.
Cioè, io credo, io l'ho detto pure stamattina nel video, ho detto, raga, l'Inter è più forte di noi. Hanno un progetto tecnico serio da 2-3 anni, hanno sicuramente tanti giocatori comprati da Marotta, che comunque è un grande dirigente. Hanno creato qualcosa, che quel qualcosa poi vada avanti o no, non lo so, però comunque hanno creato qualcosa. La Juventus sta cominciando a creare adesso. Ma non mi puoi onestamente dire che sta finale non sia stata indirizzata dall'arbitro, perché sennò veramente, ragazzi, mi arrabbio. Cioè, mi arrabbio proprio perché pure una persona veramente che non guarda il calcio vedrebbe che ci sono stati due rigori grossi come una casa. Veramente, ci sono stati due rigori messi e fatti diventare grossi come una casa, quando in realtà erano un disegnino, cioè era il niente, la formica praticamente, la vedi amplificata. Ma mi raccomando, venite a dire che è colpa della squadra. Io, sinceramente parlando, credo che la Juventus debba rimodellare tutto, cioè debba rifare tutto da capo. A livello di riserve, a livello di titolari, tanti giocatori che non sono adatti alla Juve, tanti palloni persi, tantissimi palloni persi dalla Juventus, che ha avuto tutti i demeriti del mondo, ma non si può dire che sta partita non sia stata indirizzata dall'arbitro. Tu non me lo dai il rigore sull'Autaro, perché non c'è il rigore sull'Autaro e poi vedi come finisce. Non pareggiavano mai. Cioè, non sarebbero mai riusciti a pareggiare a 10 minuti dalla fine con la Juve come si era dismessa. Cioè, squadra che tra l'altro ha giocato con tutti gli attaccanti a disposizione in campo. Poi, raga, oh, se vogliamo attaccare a tutti i costi, attacchiamo a tutti i costi. Io trovo che ci sia una faziosità nel tifo bianconero di un'arroganza e di una proprio incoerenza pazzesca sotto tutti i punti di vista. Cioè, non mi di per cortesia che la partita non è stata indirizzata all'arbitro. Cioè, non me lo dire veramente. Cioè, non me lo dire che la partita non è stata indirizzata da Pio, perché siamo al ridicolo. Cioè, siamo veramente al ridicolo. Poi, da domani, io sto a parlare adesso perché tanto che ne devo parlare a fa domani? Cioè, io ne posso pure parlare, ma non serve a niente parlarne domani. Cioè, per adesso è così, tutto quello che volete. Poi, da domani si comincia a pensare alla prossima stagione. Ok. Non mi potete dire, onestamente, ripeto, che questa sia stata una partita normale. Cioè, perché veramente andiamo sul campo andiamo proprio sulla fantascienza. Cioè, non mi dite che questa sia stata la partita, perché quei due rigori lì hanno indirizzato la partita. Poi, grazie al cavolo, voglio dire, senza allenatore, prendi il quarto gol, dopo due rigori, normale che la squadra poi risenta di tutto ciò. Purtroppo è normale perché la Juve di qualche anno fa che vinceva quattro Coppe Italia di fila non c'è più, ragazzi. Ve lo sto dicendo da tanto tempo. Si può provare ad attaccarsi, si può provare a fare tutto quello che volete, ma non c'è quella squadra. Punto. Mi dispiace tantissimo, ma questo è. Se ci si mette pure l'arbitro, mi dispiace.